Care concittadine e cari concittadini, un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l'anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. L'elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle regioni, che in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutasi per la prima volta in autunno, il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato per la prima volta da una donna. E questa è una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà. Nell'arco di pochi anni si sono alternate al Governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le apposte tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di misurarsi con le difficoltà del governare, riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali, dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori. La concretezza della realtà ha così convocato ciascuno alla responsabilità, sollecita tutti ad applicarsi all'urgenza di problemi che attendono risposte. La nostra democrazia si è dimostrata dunque, ancora una volta, una democrazia matura, compiuta, anche per questa esperienza da tutti acquisita di rappresentare e governare un grande paese. È questa consapevolezza nel rispetto della dialettica tra maggioranza e opposizione che induce a una comune visione del nostro sistema democratico, a rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita politica della Repubblica. Questo corrisponde allo spirito della Costituzione. Domani, 1 gennaio, sarà il 75 anniversario della sua entrata in vigore. La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto, il nostro primario dovere, anche il mio. Siamo in attesa di accogliere il nuovo anno, ma anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi dalla guerra che sta insanguinando il nostro continente. Il 2022 è stato l'anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente è stata un pieno sostegno al paese aggredito e al popolo ucraino che con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti. Se questo è stato l'anno della guerra, Dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l'anno della fine dell'ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze. La pace è parte fondativa della identità europea e fin dall'inizio del conflitto l'Europa cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella libertà. Alla pace esorta costantemente Papa Francesco, cui rivolgo con grande affetto un saluto riconoscente, esprimendogli il sentito cordoglio dell'Italia per la morte del Papa Emerito Benedetto XVI. Si prova profonda tristezza per le tante vite umane perdute e perché ogni giorno vengono distrutte case, ospedali, scuole, teatri trasformando città e paesi in un cumulo di rovine. Vengono bruciate per armamenti in mani quantità di risorse finanziarie che se destinate alla fame nel mondo, alla lotta alle malattie o alla povertà, sarebbero di sollievo per l'umanità. Di questi ulteriori gravi danni la responsabilità ricade interamente sull'aggressore e non su chi si difende o su chi aiuta a difendersi. Pensiamoci, se l'aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili. Non ci rassegniamo a questo presente. Il futuro non può essere questo. La speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa soprattutto sulla forza della libertà, sulla volontà di affermare la civiltà dei diritti, qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini, ancor più forte nelle nuove generazioni. Lo testimoniano le giovani dell'Iran con il loro coraggio, le donne afghane che lottano per la loro libertà, quei ragazzi russi che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra. Gli ultimi anni sono stati duri. Quel che abbiamo vissuto ha provocato o ha aggravato sofferenze sociali, fratture, povertà. Dal Covid, purtroppo non ancora sconfitto definitivamente, abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare. Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità. E tanto più sono efficaci, quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda, quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone. Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese, rappresentato dal Servizio Sanitario Nazionale, si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive. So bene quanti italiani affrontano questi mesi con grandi preoccupazioni. L'inflazione, i costi dell'energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese, l'aumento della povertà e del bisogno. La carenza di lavoro sottrae diritti e dignità. Ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà. Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile dall'inizio della crisi globale del 2008 a oggi è quadruplicata. Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari, tra i diversi territori del nostro Paese, tra nord e meridione, per le isole minori, per le zone interne, creano ingiustizie, feriscono il diritto all'uguaglianza. Ci guida ancora una volta la Costituzione laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione, senza distinzioni. La Repubblica, siamo tutti noi insieme, lo Stato nelle sue articolazioni, le regioni, i comuni, le province, le istituzioni, il governo, il Parlamento, le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione i corpi intermedi, le associazioni, la vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato. La Repubblica, la nostra patria, è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio di chi Indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti, in Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di chi lavora, è nell'ansia di chi cerca il lavoro, nell'impegno di chi studia, nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo, nell'iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. È grazie a tutto questo che l'Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che inducono alla fiducia. La nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia è manifestata dall'importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel 2022. Le nostre imprese a ogni livello sono state in grado, appena possibile, di ripartire con slancio. Hanno avuto la forza di reagire e spesso di rinnovarsi. Le esportazioni dei nostri prodotti hanno tenuto e sono anzi aumentate. L'Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di turisti da ogni parte del mondo. La bellezza dei nostri luoghi e della nostra natura ha ripreso a esercitare una formidabile capacità attrattiva. Dunque ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza, ma è necessario uno sguardo d'orizzonte, una visione del futuro. Pensiamo alle nuove tecnologie, ai risultati straordinari della ricerca scientifica, della medicina, alle nuove frontiere dello spazio, alle esplorazioni sottomarine. Scenari impensabili fino a pochi anni fa e ora davanti a noi. Sfide globali sempre, perché è la modernità, con il suo continuo cambiamento, a essere globale. Ed è in questo scenario, per l'argiverso inedito, che misuriamo il valore e l'attualità delle nostre scelte strategiche. L'Europa, la scelta occidentale, le nostre alleanze, la nostra primaria responsabilità nell'area che definiamo Mediterraneo allargato, il nostro rapporto privilegiato con l'Africa. Dobbiamo stare dentro il nostro tempo, non in quello passato, con intelligenza e passione. Per farlo dobbiamo cambiare lo sguardo con cui interpretiamo la realtà. Dobbiamo imparare a leggere il presente con gli occhi di domani, pensare di rigettare il cambiamento, di rinunciare alla modernità. Non è soltanto un errore, è anche un'illusione. Il cambiamento va guidato, l'innovazione va interpretata per migliorare la nostra condizione di vita, ma non può essere rimossa. La sfida piuttosto è progettare il domani con coraggio. Mettere al sicuro il pianeta e quindi il nostro futuro, il futuro dell'umanità, significa affrontare anzitutto con concretezza la questione della transizione energetica. L'energia è quel che permette alle nostre società di vivere e di progredire. Il complesso lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi economici. Non è un caso se su questi temi, e in particolare per l'affermazione di una nuova cultura ecologista, registriamo la mobilitazione e la partecipazione da parte di tanti giovani. L'altro cambiamento che stiamo vivendo e di cui forse fatichiamo tuttora a comprendere la portata riguarda la trasformazione digitale. L'uso delle tecnologie digitali ha già modificato le nostre vite, le nostre abitudini e probabilmente i modi di pensare e vivere le relazioni interpersonali. Le nuove generazioni vivono già pienamente questa nuova dimensione. La quantità e la qualità dei dati, la loro velocità possono essere elementi posti al servizio della crescita delle persone e delle comunità. Possono consentire di superare arretratezze e divari, di semplificare la vita dei cittadini e di modernizzare la nostra società. Occorre compiere scelte adeguate promuovendo una cultura digitale che garantisca le libertà dei cittadini. Il terzo grande investimento sul futuro è quello sulla scuola, l'università, la ricerca scientifica. È lì che prepariamo i protagonisti del mondo di domani, lì che formiamo le ragazze e i ragazzi che dovranno misurarsi con la complessità di quei fenomeni globali che richiederanno competenze adeguate, che oggi non sempre riusciamo a garantire. Il piano nazionale di ripresa e resilienza spinge l'Italia verso questi traguardi. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione. Lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro futuro. Parlando dei giovani, vorrei per un momento rivolgermi direttamente a loro. Siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulla strada. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri, non distruggetela per un momento di imprudenza, non cancellate il vostro futuro. Cari concittadine e cari concittadini, guardiamo al domani con uno sguardo nuovo, guardiamo al domani con gli occhi dei giovani. Guardiamo i loro volti, raccogliamo le loro speranze, facciamo le nostre. Facciamo sì che il futuro delle giovani generazioni non sia soltanto quel che resta del presente, ma sia il frutto di un esercizio di coscienza da parte nostra, sfuggendo la pretesa di scegliere per loro, di condizionarne il percorso. La Repubblica vive della partecipazione di tutti, è questo il senso della libertà garantita dalla nostra democrazia. È anzitutto questa la ragione per cui abbiamo fiducia. Auguri, buon anno.